Avevo 16 anni, ero molto un po' secchioni, andavo alla biblioteca e guardavo quali tipi di lavori erano e ho deciso che voglio fare il dottore. Ho cominciato a chiamare l'anesthesiologist, chirurgo plastica, avere l'intervista con loro e avevo un'affinità per i chiropratici. Una cosa che a me piace di più della chiropratica è questo rapporto che crea con i pazienti, esatto. Che è molto intima, sono molto grato per quello. Esatto, è la stessa cosa per me. Ma senti Tony, da quanto è che stai qui in Italia? Oh my god, da tantissimo, da... probabilmente prima che sei nato, da, no. Da 95. Sì, da 95, nonostante la mia risicenza perfetta. E solo Milano sei stato? Oh no, ho girato, cioè, Milano, Abruzzo, Lecce, un po', però sempre basato a Milano. Milano mi piace, come dicono i milanesi, Milano è una città che mi ha adottato. Portando sempre la chiropratica in tutti questi posti, esatto, o questi... hai cambiato anche? No, sempre la chiropratica, deve essere studi, e poi avevo anche uno a New York allo stesso momento, giravo un po' e poi non voglio viaggiare più, sono fisso qui, questo è il mio studio, vivo abbastanza vicino, cammino. Pazzesco, bellissimo questo. No, è bellissimo, prima eravamo sotto per 25 anni, poi maggio 22 abbiamo rifatto questa, abbiamo questa bella vista, questa... Palazzo del XV secolo, no, sono molto contento, posso fare il resto della mia carriera qui. E nonostante sia così grande questo studio, sei solo te a lavorare qui dentro? No, è un centro dove abbiamo 7-8 diversi dottori. Accidenti. Che ci collabora con noi, anche come te che collabora con noi oggi. Speriamo che possiamo avere una continuazione con questa. Sì, tutto però qua. Insomma ci stanno altri medici. Sì, c'è diversi chiropratici, ortopedici, il direttore sanitario, tutto quanto. E da dove nasce questa passione per la chiropratica? Oh my god, avevo 16 anni, ero molto un po' secchioni, volevo sapere cosa voglio fare nella vita, niente, andavo alla biblioteca e guardavo quali tipi di lavori erano e ho deciso che voglio fare il dottore. E niente, ho aperto la pagina gialla, ho cominciato a chiamare l'anesthesiologist, chirurgo plastica, avere l'intervista con loro e avevo un'affinità per i chiropratici. Dopodiché mi sono subito finito a superiore, ho cominciato a scuola, niente, 8 anni dopo la chiropratica. E questo dove hai studiato? In New York, tutto in New York. York. Sì, e poi sono arrivato qui nel 95, ho praticato anche se là, avevo uno studio là in Wall Street per un po' e poi sono venuto qui. E invece tu, con il tuo lavoro è molto ampio, cosa in cui che tu sei più portato, cosa ti piace fare e il tuo studio cosa è concentrato? Io mi occupo di medicina estetica, però ho fatto anche un anno di corso per diventare esperto in laser. Quindi, oltre a tutto quello che è un discorso di iniettabili, filler, tossina botulinica e quant'altro, lavoro tanto anche con i laser, quindi dall'epilazione medica, a eliminare i capillari, le cicatrici post-intervento, tatuaggi e quant'altro. Oh, okay. E è un lavoro abbastanza faticoso perché poi a fine giornata, avendo messo il lago in faccia alle persone, sì. È abbastanza stressante. Sì. Però dall'altra dà una soddisfazione incredibile. Io vengo dalle ambulanze, da una vita di stress, okay. E comunque anche situazioni molto brutte. Questo è un lavoro che ti permette invece di dare delle belle soddisfazioni, delle belle vibes, perché il paziente esce fuori con il sorriso, no? E come mai hai scelto questa? Questo, che puoi avere, tu scegliere tutti i tipi di... Ma io volevo fare chirurgia plastica. Ok. Poi, come ti avevo detto anche durante l'intervento che mi hai fatto, ho fatto un grave incidente, sono rimasto quasi un anno dentro casa. Ho avuto l'opportunità di iscrivermi alla Scuola Internazionale di Medicina Estetica a Roma. Ok. Stando lì fermo a casa, non serviva fare... un vero e proprio esame, quindi ho iniziato questo percorso di studi che dura 4 anni e quindi poi appunto mi sono diplomato alla scuola e ho iniziato a fare la... Sommarsamente fai filler e poi laser. Filler, botox, laser e okay. Quant'altro. Adesso c'è una grossa novità, e a marzo aprirò uno studio mio. All right! E quindi a Roma. Oh, bellissimo, come tutto, come direttore sanitario, tutto quanto, tutto giusto, abbiamo tutto quanto pronto. Oh, fantastico. E quindi insomma c'è questa sfida da affrontare, non vedo l'ora di farlo. Benissimo, auguri. Anch'io ho cominciato la mia carriera a marzo 93, marzo. Bene. In riguardo alla tua professione, cosa ti piace di più del tuo ramo e poi anche cosa non ti piace o meno, cosa... un po', parlami un po' della tua professione, la categoria di chirurgia plastica. Guarda, la mia professione prevede una forte intimità con i pazienti,
capire perché vogliono fare un certo tipo di intervento e sapere essere bravi nel dire sì o piuttosto che no. Ok. E io ho avuto la fortuna di avere il mio migliore amico che era una persona, un ortopedico, molto umano. Adesso purtroppo non c'è più, però mi ha insegnato tanto lui, mi ha trasmesso questa umanità nei confronti dei Ok, pazienti. so è come anche con me che io tocco i pazienti, faccio le cose, c'è un'intimità che si è creata dai Esatto, pazienti. ma tu crei anche una forte empatia con i Assolutamente, pazienti. sì, no, una cosa che a me piace di più della chiropratica è questo rapporto che crei con i pazienti, che è Esatto. molto intima, sono molto grato per quello. Esatto, è la stessa cosa è per me. Ok, ragazzi, io spero che questo sia solo l'inizio di una bellissima, diciamo, collaborazione insieme. Saluto tutti quanti i miei pazienti, ma saluto anche i pazienti di Tony, perché spero che un giorno si possano intercedere a loro. Quindi seguite Assolutamente. Tony. Mi E segui raccomando. lui e adesso andiamo a mangiare. Davvero, c'ho fame.